A casa mia non è Natale senza un timballo di anelletti al forno e oggi ovviamente volevo condividerlo con voi perché mi auguro che possa diventare anche una vostra abitudine. Magari potete anche cambiare un po' le vostre tradizioni del pranzo di Natale? Chissà. Da Palermo a Trento mi avete sempre sorpreso con delle meravigliose pietanze replicate e oggi spero che possiate replicare questo timballo di anelletti alla palermitana. Vi dico subito, per evitare fraintendimenti, che ogni famiglia ha la propria ricetta. Questa è la ricetta della mia famiglia, con tanti ingredienti, molto golosa, diciamo che è un piatto unico, ma poi a Natale, ovviamente, non ci sarà mai soltanto il timballo di anelletti, ci saranno anche altre 10-15 cose a tavola per gustare al meglio le nostre feste. La prima cosa da fare per gli anelletti è fare il ragù. Io comincio ad impostarlo subito. Mettiamo in una pentola un bel po' di olio d'oliva in cui faremo rosolare il classico soffritto. Cipolla, carotine tagliate piccole piccole, così come la cipolla e così come il sedano. Facciamo andare un pochino, appena avranno rosolato per bene le nostre verdure, aggiungeremo la carne trita. Tanti mi scrivete quando propongo gli anelletti perché li faccio davvero spesso. Ovviamente è una pasta delle feste, ma è una pasta della domenica. È una pasta che noi facciamo spessissimo quando vogliamo stupire i nostri familiari o festeggiare qualcosa di particolare. Tanti mi scrivete che non si trovano gli anelletti. Ebbene, se voi girate, vi posso garantire che si trovano. Tempo fa un mio amico che vive a Londra mi ha detto che una sua amica di Barcellona, a cui aveva regalato il mio libro, si è fatta più di 50 chilometri da Barcellona per recuperare in un negozio che aveva individuato online gli anelletti. Quando mi ha mandato le foto del timballo di anelletti che giaceva in una tavola di Barcellona, io ero molto felice. Bene, il nostro soffritto sfrigola, andiamo ad aggiungere la carne trita. Aggiustiamo di sale e pepe. Facciamo rosolare ancora qualche minuto e poi sfumiamo con un bel bicchiere di vino rosso. Lasciamo sfumare, lasciamo evaporare l'alcol e finalmente aggiungeremo i pisellini e poi il pomodoro e l'asciatto, perché da noi il ragù si fa con l'asciatto, che altro non è che l'estratto di pomodoro, che da noi nei mercati si vende proprio sfuso. Ci sono delle ciotole enormi di estratto, di asciatto, che si vende al mercato, come voi andate a comprare le mele, le pere, si compra anche l'asciatto, proprio i fruttivendoli hanno questa meraviglia, questo oro rosso, che è davvero un po' il simbolo della nostra Sicilia. La caratteristica principale di molte preparazioni legate proprio agli anelletti, alla palermitana, è la presenza delle melanzane. Viene fatto questo meraviglioso sformato, molto elegante, in cui la teglia viene foderata proprio con delle fette di melanzane e poi quando poi si girerà si troveranno le melanzane che racchiuderà questo scrigno di pasta. Siccome in questo periodo dell'anno le melanzane fresche non ci sono, ho pensato di non utilizzarle, quindi sarà un timballo di pasta molto ricco per la presenza dei salumi, dei formaggi e delle uova, ma privo di melanzane. Bene, aggiungiamo i pisellini. Mettiamo un altro pochino di sale. Facciamo insaporire qualche minuto e finalmente sarà il tempo della salsa di pomodoro e dell'asciatto. Aggiungiamo la salsa di pomodoro. Dovrà essere un bel sugo, non deve essere ristretto. Tante volte utilizziamo in cucina il ragù molto ristretto. In questo caso deve essere proprio un sugo che deve condire in modo goloso la pasta. Aggiungo un po' d'acqua, l'astratto. Non mi piace molto l'acidità del pomodoro, quindi metto sempre un pochino di zucchero e ancora un pizzico di sale.
Adesso fuoco dolce, un'oretta e mezza, due ore di cottura, deve essere un sugo veramente delizioso. Eccolo qui, pronto il nostro ragù, guardate com'è bello. E adesso siamo anche addirittura d'arrivo con l'acqua che è quasi in ebollizione. Possiamo calare la pasta. Gli anelletti sono un tipo di pasta che preferibilmente si consuma dopo una cottura in forno, perché se li cuocete come una normale tipologia di pasta, i classici 10 minuti, saranno sempre molto molto al dente. Quindi per una cottura ottimale devono terminare la propria cottura appunto in forno. Vado. Cuoceranno 8-9 minuti, poi li tireremo fuori e finalmente andremo a condirli per impostare il nostro timballo di anelletti. Aggiungo il sale e aspettiamo la cottura. Anelletti pronti, hanno cotto 8 minuti circa, adesso li scoliamo, li mettiamo direttamente in questa bella ciotola dove inserirò tutti gli ingredienti. Non farò uno strato di pasta con poi il condimento, ma farò proprio tutta la pasta piena di salame, prosciutto, caciocavallo, uova, tuma, insomma sarà un'esplosione di gusto. Condiamo con un bel po' di ragù, mescoliamo, facciamo arrivare ovunque il nostro profumato ragù, aggiungiamone un altro pochino, aggiungiamo il caciocavallo abbondante, prosciutto cotto tagliato a dadini, salame tagliato a dadini, la tuma che taglieremo a dadini. Se non doveste avere la tuma, utilizzate qualsiasi formaggio che avete in frigorifero. Poi aiutiamo anche le uova. Le uova ovviamente devono essere sode. Portate ad ebollizione l'acqua, mettete le uova e all'ottavo minuto, come ci insegna Cannavacciuolo, il mio amato chef, saranno pronte. Ecco qui. Mescoliamo bene, il gioco si fa duro. Ma a noi piace così, ve l'avevo detto, è una pasta ricca, ma per noi è la pasta. Pensate che questa pasta si mangia anche in estate e la si porta al mare. Si compra nelle rosticcerie una bella vaschetta di pasta ed è il pranzo praticamente dei bambini, dei ragazzi al mare, perché anche al mare noi non disdegniamo di mangiare sostanzioso. Bene, vado a recuperare il mio stampo. Utilizzerò uno stampo a cerniera a forma di ciambella, così faremo un bel timballo, speriamo anche elegante. Vado a prenderlo. Eccolo qui, il mio stampo a cerniera, vado ad imburrarlo per bene e poi passerò il pangrattato. Ovviamente quando ci sediamo a tavola a Natale capita che siamo anche in 15-20 persone e di queste tortiere, di questi timballi ce ne sono almeno 3-4 a tavola. Perché la pasta al forno potete prepararla così come la stiamo facendo adesso noi, uno o due giorni prima, la mettete in frigorifero e la potete cucinare, finire di cucinare, mezz'ora prima di mettervi a tavola, anzi direi un paio d'ore prima, perché questa deve essere bella riposata, non si deve mangiare subito bollente, innanzitutto perché se aprite poi il timballo si sfalderà, si romperà e anche l'occhio vuole la sua parte, soprattutto in una giornata di festa dove le tavole sono sempre bellissime, e poi perché si gusta proprio a temperatura, diciamo, ambiente. Allora, mettiamo il pangrattato, facciamo aderire bene in tutto lo stampo e versiamo la nostra pasta.
C'è chi anche, come vi dicevo prima, la fa a strati. Io preferisco fare così, in modo tale che il condimento è praticamente ovunque. E vedete come fila e come fonde, così. A parte che è più sbrigativa, secondo me. Poi se vi avanza la della pasta, ovviamente utilizzerete un'altra teglia più piccola per farne un'altra. Dipende quanti siete a tavola, ecco. Il nostro Natale comunque prevede sempre un timballo di pasta, eh? Questo è il più caratteristico. Poi ogni provincia ha la sua pasta. C'è la pasta incasciata che si fa nella Messinese e anche nella zona di Campobello di Licata. Pasta incasciata che ci ha narrato sapientemente Andrea Camilleri nel commissario Montalbano, perché il commissario era molto goloso e tra le sue pietanze preferite c'era proprio la pasta incasciata di Adelina, la sua cuoca di casa. Bene, abbiamo praticamente messa tutta, questa era mezzo chilo. Adesso finiamo con un po' di pan grattato, ancora del caciocavallo e qualche fiocchetto di burro. Il mio sontuosissimo timballo di anelletti alla palermitana è pronto per finire la sua cottura. Ho già acceso il forno, l'ho preriscaldato, cuocerà almeno 30 minuti, gli ultimi 5 minuti date di grill, così farà una bellissima crosticina. E poi mi raccomando, prima di servirlo fatelo un po' raffreddare, poi lo sformeremo e che Dio ce la mandi buona. Vado. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go. Bello, bello, bellissimo. Adesso è arrivato il momento di sformarlo, ho fatto raffreddare un po', è tiepido. Mi mette sempre una certa agitazione questo passaggio, ma cercherò di aiutarmi con un coltello per staccare dai bordi il nostro timballo. Vorrei proprio dentro il mio cuoricino, che in questo momento batte forte, ci tengo troppo al timballo di anelletti. Andiamo anche qui. Ecco qua. Ta-da! Allora, voilà. Guardate com'è bello, è proprio elegante, sontuoso. Sono molto felice di condividere con voi un po' un piatto del mio cuore, uno dei piatti della mia vita, della mia tradizione gastronomica. Non è Natale, come vi dicevo, senza timballo di anelletti. Quindi godetevelo anche voi insieme a me. Preparare il timballo di anelletti al forno alla palermitana, ho soffritto in una pentola la cipolla, le carote e il sedano. Ho aggiunto la carne trita, aggiustato di sale e pepe e sfumato con un bicchiere di vino rosso, facendo cuocere per qualche minuto. Ho aggiunto i piselli e un pizzico di sale. Quindi ho unito la passata di pomodoro, un po' d'acqua, il concentrato, un cucchiaino di zucchero e lasciato cuocere il ragù per un'oretta e mezza a fuoco dolce. Ho fatto cuocere la pasta in acqua bollente per una decina di minuti, l'ho scolata e condita con il ragù, il caciocavallo, il prosciutto, il salame, la tuma e le uova sode. Ho messo la pasta nello stampo a cerniera, cosparso con burro e pan grattato. E ho spolverato il timballo, ancora con pan grattato, caciocavallo e qualche fiocchetto di burro. Ho infornato per circa mezz'ora in forno statico a 180 gradi.